Questo è il laboratorio dove lavora Charity. Ve lo mostro perché non so se faremo mai una puntata dove la vedremo al lavoro. Quindi, qui è con il costruttore e sta aggiornando il raggio SIM che ha già costruito. Lo aggiorna per poter controllare gli altri. Quindi, quando lo punta contro qualcuno, può ordinare di cambiare abito, di pulire o di fare altre cose. Insomma, sigla! Buongiorno a tutti, qua si va a letto tardissimo perché, insomma, lui si vuole occupare di Cartesio. Tyler, sapete che è quello socievole. Lui si sta facendo una bella doccia, è a posto, non hanno sonno. Lui i compiti mi sembra che no, non li ha iniziati, per cui tu fai i compiti. Credo che invece tuo fratello li abbia fatti. No, nemmeno tuo fratello, fantastico. Beh, adesso glieli faccio fare perché domani vanno a scuola. Lui è già andato a nanna, ha quasi finito questa quest. Ah, deve raccogliere un'anguria anche. Per chi questo? Sai che non mi ricordo a chi deve farla. Questa credo che sia per la sindaca. Sì, e questa è per, forse per, secondo me è per la Agnes. Hai finito già di fare i complimenti al piccoletto? Studia un attimo il roditore. E qui è arrivato il nostro Raul, a cui lui ha chiesto quali sono i suoi sogni. Mandalo a casa però, mandalo a casa perché Raul a quest'ora non può stare qui sulla tua scrivania che tu devi fare i compiti. Ecco, dai, studia il roditore, tanto loro non hanno sonno, tutti gli altri sono a dormire, no, lei è a studiare, a fare chissà cosa, ma anche lei non ha sonno. Lei ha fatto 10 scoperte. Come vedete, le ha fatte tutte e 10, è quasi eccellente, per cui è vicina a una promozione. Adesso va qui e lucida alla perfezione. Qualcosa in casa devi pure fare anche tu, gioia mia. E poi te ne dormi. Loro tre già dormono. E quindi aspettiamo domani che lui va al nostro Little John, il factotum, va a finire tutte le quest e vediamo cosa guadagna. Ok, hai parlato col roditore benissimo, l'hai studiato, adesso fai i compiti e poi te ne vai a nanna. Vedete che il torcicollo non è passato, eh? Lui ci mette tantissimo a fare i compiti. E niente, ci vediamo domattina. Lei sta pulendo, brava, lucida, usa e vai a dormire. E anche tu, appena hai finito i compiti, dormi. E tu, appena hai finito i compiti, dormi. Hai finito di studiare il riccio? Vediamo come sta il riccio. Soddisfacente, soddisfacente. La fame, ok. C'è da riempire qui, no? Il cibo è pieno. Ok, perfetto, è anche pulito. Fai i compiti, tesoro, dai. Compiti.
come non puoi fare i compiti? Cioè, li ha già fatti? Completato, molto bene. Allora dormi. Ok, ci vediamo domattina il nostro Little John. Mentre lei non va al lavoro per almeno 3 giorni, quindi ha già fatto tutto. Le 10 scoperte ve le faccio vedere. Ha scoperto il cibo sintetico e come invenzioni ha scoperto la macchina per la clonazione. Stamattina, come avete visto dalle foto che vi ho messo, vi ho fatto conoscere un po' il suo laboratorio, visto che non potrò portarvi a fare una giornata di lavoro con lei, perché comunque chi conosce quell'espansione già la conosce bene. Quindi vi ho voluto fotografare un po' il laboratorio dove lavora. Tu cos'hai che non va, tesoro? Vai in bagno, amore. Inutile che chiami me. Sei autonoma, vai a far la pipì. Vai, te lo devo dire io, è robe da matti. Prima mi chiamano, poi vanno. Questa per chi ha un sentimento per Raul. Non ci credo. Ma quali ricordi felici se l'hai conosciuto oggi? Vabbè. Comunque, ok. Basta, ci vediamo domattina. Oh ragazzi, che ne dite? Ci proviamo? È sabato, lui ha delle zucche abbastanza grandi, non sono grandissime, però mieti, no beh, mieti il raccolto solo di questo qui, perché le melanzane non si possono mietere ancora, non ci sono. Quindi mieti il raccolto. Anche qui non può, quindi l'anguria non la può portare. E poi no, poi ti occupi dei capanni, pulisci il capanno, riempi di mangime. Il nonno si occupa lui del lama, dopo ti fai il bagno, nonno, e ti fai la pipì, riempi di mangime e pulisci il capanno. Dai, che poi voglio che lui se ne vada. Allora, ma perché non fai niente? Mieti il raccolto. Su, mieti il raccolto. Pulisci il capanno e poi ci penserà. Dopo deve andare assolutamente in paese. E chiama da te, Heidi. Ci stai andando? Bravo, noi ci proviamo ragazzi. Io sta fiera del prodotto abnorme, ma perché non può mietere questo? No, sradica la pianta. No, volevo l'anguria. Lei dorme ancora. Tu cosa puoi fare? Tu puoi raccogliere tutto. Facciamo che vende tutto 20, super vendita 220. Intanto abbiamo tutto e vediamo se in frigo abbiamo anche un'anguria da portare a Agnes di nostra produzione, perché quelle lì mi sa che sono troppo piccole. Vediamo. Spero che ci sia così. Eccole qui, due belle angurie. Vai. Le mettiamo nell'inventario di lui. Hai capito che devi pulire il capanno? Sì, lo sta pulendo. Tu sei andato a pulire quel capanno lì e poi chiami da te Ramon e poi lui appena ha finito lo mandiamo in paese. Oh, poverina. No, pulisci Heidi, povera amore Heidi, mungi Heidi, pulisci, nutri Heidi e socializza, accarezza e abbraccia. Ok, dopodiché puoi andare. Il bambino ha fatto i compiti, sono tutti a posto con i compiti, completato, completato, si sono coccolati il loro riccio. Che bello vedere i bambini che annaffiano.
bellissimo. E adesso, appena lui finisce tutte queste azioni, ragazzi, ci vediamo in paese. Qui si è portato giù un giocattolo, il bimbo. Eh sì. Allora, qualcuno ha fame, vediamo come sono messi. Sì, i bambini devono mangiare prima di andare a scuola. Fai un pasto veloce, fai cereali senza lattosio e però ti prendi del latte, perché lui non è allergico al lattosio, preferisce cereali senza lattosio. Tu mi butti il cibo avariato e fai un pasto veloce. Ti prendi uno yogurt senza lattosio. Ecco, ci si mette sempre in mezzo qualcuno. Ceriti, per favore, togliti, vai qui e lascia che tuo figlio si prenda da mangiare. Ma perché devono stare sempre in mezzo? Oh, fai, t'avevo detto, cereali, fai con il lattosio a questo punto. E poi fai un pasto veloce, scusatemi, ogni tanto c'ho qualche residuo di tossettina. Ok, tu hai finito con la mucca? Quasi, dai. Appena hai finito con Heidi, andiamo. I bambini vanno a scuola. Ah no, è sabato, non vanno a scuola. Quindi tutti in paese, i giovani. Ok, siamo qui in paese, Little John, vediamo se a me sembra che fosse lei, invece mi sa di no. Dov'è tua sorella Gioia? Che lui deve darle l'anguria, non è lei, vero? Compra articoli, no, vediamo dov'è Agnes. Lui Agnes la deve conoscere. Agnes. Invita nel lotto attuale e poi invita anche la sindaca che le devi rivelare dei sogni che ha il suo figlio adottato, non adottato, il mistero di Raoul. Ecco, allora, no, 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 che offri aiuto, condividi. Parla a cuore aperto e poi è lei che deve, è Agnes che gli ha ordinato altre scelte, amichevole, altre scelte. Non era lei. Perché non mi scrivono chi gliele ha ordinate le cose? No, allora chi gliele ha ordinate? Questo sono sicura che è la sindaca, per cui adesso con la sindaca lascia perdere Agnes e con la sindaca. Ma come offri aiuto? Ma non dirmi che è scaduta la. Oh, discuti dei sogni del SIM Corriere Alimentare. E forse allora è con lei che aveva da darle l'anguria, ma a me sembrava proprio Agnes. Allora, altre scelte? No, perché se si deve presentare, allora è con la sorella. Questa è Agnes. Boh, vediamo, io non mi ricordo. No, se si deve presentare, presentazione amichevole. Allora, beh, credo che tu abbia un'idea piuttosto speciale per il panorama locale. Se volessi darti ancora più da fare, un salto nel bosco di Bramblewood l'ha già fatto. Non dimenticare, sì, oggi partecipa alla fiera di Finchwick, ma vorrei sapere che regali ha ricevuto. Ah, ha ricevuto il dolcetto proteico al pesce. Benissimo. Io non ho capito a chi deve dare l'anguria. Forse a sua sorella, allora. Vediamo se fra le conoscenze c'è anche Agnes e l'altra si chiama. Non ce l'ha fra le conoscenze l'altra.
Io sono sicura che fosse Agnes. Porca miseria. Vabbè, intanto vendiamo un po' di uova qui, vendi articoli, tanto dobbiamo aspettare. Ah, è già iniziata la fiera, no? Quando inizia sta fiera? Allora, può vendere le begonie. Riprendiamo dopo, gli faccio vendere un po' di roba, ma è inutile che vi faccio soffrire. Oh, intanto ha venduto un po' di roba, non siamo ancora riusciti a individuare chi aveva ordinato l'anguria. Lo capiremo. Adesso mette il prodotto, candida la proposta, non è una zucca gigantesca, però vediamo se funziona comunque. Una zucca media. Dai, facciamo così. Non abbiamo. Lei ci ha messo un misero funghetto. La nostra zucca, insomma, è di tutto rispetto, dai. Addio, è arrivata quella lì con la zucca enorme, tutta bella, fiera e orgogliosa. Non abbiamo molte speranze con quella zucca lì, però vabbè, o noi ci proviamo perlomeno. Lei era inutile che facesse la torta. I bambini possono divertirsi un po' insieme. Non c'è un gioco qui che possono fare insieme, non è tanto per i bambini, ma ci vorrebbe un reparto giochi qua. Quasi quasi io glielo faccio in questa stanzetta qui, perché almeno c'è anche un po' di qualcosa da fare per i bambini. Scusate, eh. Attività e abilità, mettiamoci un tavolo con il lama. Lo mettiamo, non questo qui è troppo da bambini, qui siamo più sulla balera. Ci mettiamo questo qui e almeno i bimbi possono giocare, perché vengono qui in paese solo ad annoiarsi. Gioca insieme, vediamo un po', eh. Tu non ci giochi? No, 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 no. Tu puoi anche giocarci, sì. Tu puoi giocare con i tuoi figli. No, partecipa, sciocchino, dai, partecipa alla partita, su. Gioca insieme. Lui no, perché lui, ecco, lui ha già parlato col sindaco, che sta valutando le proposte, ma avremo il nastro di partecipazione. Che vi devo dire? Io vorrei ancora capire se è a lei che devo dare, ma non credo che sia a lei che devo l'anguria. Ero convinta che fosse proprio Agnes che ce l'aveva ordinata. Da qui proprio non si può capire. Qui non dice un po' di pazienza, un'anguria una volta giunta a maturazione. Forse non è ancora matura, ma è media. Un fungo da piantare. Che mi raccolti e non si sa chi gliel'ha fatta sta commissione. La possiamo sapere? Niente, non si può sapere. Io sono sicura che era o Agnes, no, tu devi andare qui. Vabbè che manca ancora, eh. Manca ancora parecchio, per cui lasciamoli giocare e alla fine vi dirò se abbiamo vinto almeno il... dov'è sua sorella Agata? Allora è Agata che gliel'ha chiesto, ma lui Agata... Agnes. Ma sono due Agnes. Ecco perché. Vediamo. Centrare la visuale è questa e qui invita nel lotto attuale. Vediamo se hanno sbagliato. C'è il bug. Sono due Agnes invece che un'Agata e un'Agnes. Agnes, sono due, ma dimmi tu, non ne bastava una? Va bene ragazzi, aspettiamo a vedere se ha vinto almeno un secondo premio, che ne so io. La zucca è bella.
è molto bella, è piccolina, è media, non è abnorme. Però almeno abbiamo fatto tutte e quattro le fiere, delle mucche, dei lama, che ha vinto sia il lama che la mucca, dei polli, e abbiamo vinto con Brooklyn, con Ammiraglio, e adesso finalmente abbiamo partecipato anche, non è che era lui che voleva l'anguria, ma non credo. Fammi vedere se è arrivata quell'altra, ma già c'era prima. Infatti ho visto due Agnes, ho detto, bah, come mai sono una, cioè le ho viste in due posti diversi. Basta, basta giocare, vai da questa qui e vediamo se è lei che ti ha ordinato la... niente, proprio amichevole. E sono sicura che è una delle due. Vabbè, ci vediamo dopo. Allora, beh, lo immaginavo. Congratulazioni, il tuo prodotto agricolo è abnorme, però dai, secondo, controlla l'inventario della tua, ok? Assicurati di prepararti per la fiera dei lama, ci saremo. Poi basta, non abbiamo vinto nient'altro. Tutto lì. Little John ha sbloccato la ricetta dei dolcetti piccanti, che facciamo le uova di ossidiana. Pierre, premio della fiera di Finchwick, dolcetto salutare, nastro del secondo posto. Va bene, e noi finiamo qui l'episodio, ragazzi. Fino ad ora non avevo mai fatto la fiera del prodotto abnorme, vabbè, siamo secondi, abbiamo il nastro giallo, giusto? È lui. Lui ha questi dolcetti, quest'uovo come mai non l'ha venduto, scusa? E il nastro dov'è? Il nastro è il nastro blu, non giallo. Perfetto, nastro del secondo posto, ci accontentiamo. Ragazzi, vi saluto, andate tutti a casa. Ciao a tutti. Ciao ciao.